200 al lancio, tutta rete da prima fila. Che va per lasciare i concorrenti. Allo stacco emerge dall'esterno numero 6 Riccardo Capar davanti al numero 4 Ramona Cappadete. C'è stato l'errore e la squalifica per il numero 3 Resene Yellow davanti al 6. Comunque Riccardo Capar che conduce con diverse lunghezze di margine, squalifiche per l'1 Rosix, il 4 Ramona Cappadete e anche il 2 Roy Sting. Insomma, ci sono molte molte squalifiche, 30 e mezzo il passaggio ai 400. Andiamo a vedere le posizioni con sempre Riccardo Capar al comando nei confronti di Raissa Adete. Si va così con 44 e 2, passaggio ai 600, è stata la squalifica anche per Right Reason LF Rusty Man. Siamo adesso al paletto di metà gara con le posizioni di testa che non sono mutate, 1 minuto e 6 decimi, sempre per Riccardo Capar che continua a condurre. Quando adesso prova a farsi vedere al largo il reattore che cerca di andare sul leader. Poi ancora il numero 11 Raissa Adete, più indietro cerca di farsi vedere anche Rotko in ronco quando siamo ora al completamento a dritta di fronte, 3/4 di miglio in 1,30 con sempre al comando il numero 6 che però confonde un po' il passo Riccardo Capar e finisce con lo sbagliare. È così, il reattore con all'esterno Rotko in ronco, i due in lotta. Quando siamo all'ingresso in dirittura d'arrivo, reattore davanti, Rotko che lo attacca, Rotko in ronco che sta passando, Rotko in ronco che nel finale viene a concludere. Bene, Rotko in ronco che conclude con ampio margine, mentre per il secondo reattore tiene a bada Ronaldo LP. 2 minuti e 6 decimi per Rotko in ronco e Mario Minopoli, un'altra perla per il team Minopoli che ha presentato questo cavallo vincitore al debutto e oggi di nuovo sugli scudi. Il numero 13 al primo posto, bene anche il numero 8 Reattore, dopo qualifica importante, a distanza di un po' di tempo si è presentato. Terzo posto per il numero 18 di Ronaldo LP.